Ma soprattutto si soffriva tanto prima con le IB, con le scarpe strette, che usavi anche 3-4 numeri sotto per farli precise, e l'idea era di fare una scarpa che ti fa soffrire meno, sempre essendo precisa fino a un certo punto. Era soprattutto amata dagli alpinisti, che la tenevano sui piedi per tanto tempo. Dopo, più avanti, diventavano ancora più precise, e infatti oggi una scarpetta tieni per 10 minuti, dopo la togli, di solito. Diventa sempre più dura con me. Più polder, fai una serie di passaggi di polder invece di... che diventano più duri, no? Con me. Però un vero cambiamento di mentalità o di... non credo che succederà. Ormai ha preso la sua strada, è diventato sport e andrà avanti così. Io ho sempre creduto in l'arrampicata deve essere varia, come sono diverse discipline, uno piace il bouldering, l'altro vie lunghe. Dovrebbe rimanere aperta e la gente dovrebbe avere la libertà di scelta. Sarebbe un peccato se tutto andasse solo in una direzione. Ma poi anche la partenza, una volta era cercavi l'avventura, adesso la gran parte comincia sulla plastica all'interno a arrampicare, dopo vanno fuori. Allora anche la mentalità è tutta un'altra. Vedi tutta la gente girare con i bastoni per mettere gli spitta sotto, una volta sarebbe stato impensabile, perché un po' dovevi avere anche il coraggio, contava, no? Che uno si sarebbe vergognato a usare un bastoncino per mettere gli spitz. Ma è semplicemente diventato un vero sport e basta. Nello sport non dovrebbe, di solito non conta il coraggio, conta la prestazione e basta. Chi piace così, perché no? Non è che lo voglio criticare, dico solo, una volta si pensava differentemente.